Ciao ragazzi, giorno 8, oggi abbiamo compensation drills, facciamo quattro esercizi di compensazione per rilasciare un po' la tensione di questi due ultimi workout dell'interval training e del Tabata. Avremo quattro esercizi: seal, twisted lunge, downward facing dog e upward facing dog. Li vediamo tutti e quattro insieme, ogni esercizio lo eseguiremo per un minuto, facciamo una piccola pausa e passiamo al prossimo esercizio, tutto per tre volte. Allora, il primo esercizio è seal, ci assicuriamo prima di rilasciare la tensione sugli avambracci in questo modo qua, piano piano, quindi vado proprio a lavorare bene prima sulle dita, rilasciare un po' la tensione, così. Quando vedo che ho liberato un po' di tensione, posso piano piano andare indietro con una gamba. Mi metto di lato così magari lo vedete meglio, cioè senza il magari lo vedete sicuramente meglio. Quindi porto le dita verso l'interno del corpo. Ok, quando ho rilasciato un po' di tensione, vado in posizione, ok, rimango in posizione così per un minuto, rilascio lentamente, ok, quindi questo era il primo esercizio, abbiamo twisted lunge, quindi facciamo un affondo in avanti, senza appoggiare il ginocchio, ruoto e cambio, destra, e cambio. Ok, il terzo esercizio, downward facing dog. Partiamo da questa posizione, rimaniamo in punta di piedi, cerco di portare il mento al petto e piano piano fare dei piccoli movimenti con i piedi, così, cercando di allungare bene, che la mobilità ovviamente può andare già in posizione e portare i talloni giù per terra. Ultimo esercizio, partiamo dalla posizione di seduta sui talloni e upward facing dog, quindi da qua, mani davanti, giù con i gomiti, scivolo, mantengo la posizione e ritorno indietro. Facciamo questi movimenti qua per un minuto, mantengo, cerchiamo di non rimanere con le spalle così chiuse, ma di fare un bel press. E ritorno. Bene, buon allenamento.